Luce d'Arese, zelanti inzuppatori di zeppole nello zabaglione, ben ritrovati dal vostro Silver e dalla nostra Aloy qui su Horizon. E come vedete abbiamo ripristinato l'energia, perché? Perché come vi ho spiegato alla fine dell'ultimo video, basta fare il disattivamento della missione e andare a salvare un falò per poter salvare la partita innanzitutto. Poi rientrando nella partita, tutto quello che c'è nella zona che è stato raccolto come erbe medicinali e vi dicendo viene ripristinato. Quindi è bastato fare un pochino di spesa, niente di che. Non solo, ma anche questo cumulo di rifiuti e vettovaglie interessanti e si è stato ripristinato col salvataggio, quindi si può ripulirlo nuovamente e voilà. Logicamente non ha un indice come tutto il resto, non ha un indice fisso, qua potevamo trovare un frammento di metallo come 5, quindi il ripristino è ancora randomico, però se questa cosa vi può tornare utile è una gabolina per farmare oggetti molto molto interessante. Allora, abbiamo distrutto lo spaccaroccia, abbiamo scassato il divoratuono corrotto, abbiamo menato un coniglietto, stavo dicendo, coniglietto, non potevo fare una brutta figura con gli amici a casa, quindi dovevo menare il coniglietto. Bene, imbarchiamoci. Non esattamente un vascello reale, eh? Vabbè. I disertori non possono avere pretese. Vogliamo salire a bordo? Sì, evviva! Uomini sopra e donne che spingono. E poi andate in cucina a preparare da mangiare, mi raccomando, eh. È tipo una barca a pedali, fantastica, il timone in una posizione comodissima e niente. Che bello, ciao, partiamo per un nuovo viaggio, per un nuovo mondo. Sarebbe bellissimo adesso, a sorpresa, comparisse una macchina acquatica. Ma più dei celermorsi non possiamo pretendere, dato che gli unici anfibi che abbiamo trovato a livello di macchine sono i coccodrilloni. Forse hai posto fine a una guerra. Però non ho imparato a... non ho ancora imparato a preparare la peperonata. Hai un po' di congiuntivite o hai messo la cremina intorno ai tatuaggi degli occhi? Sono fighissimi quei tatuaggi sotto gli occhi, mi piacciono un sacco. Che bella questa scena, epica. Se durasse anche un filino meno, sarebbe wow. Dai che ce la facciamo. Spingi, rema. Troppo tranquillo, vero? Avis Tempesta in arrivo? La combatti tu un'Avis Tempesta dall'acqua. No, semplicemente siamo arrivati a destinazione. Quanta imputicizia. Aspetta, che finché non siamo attraccati non siamo sicuri e una volta attraccati saremo ancora meno sicuri. Perché gli agguati possono essere ovunque, dietro ogni angolo. Vabbè, ci metto un po' di enfasi giusto per intrattenervi in questi tempi morti di silenzio alquanto. Ciao, abbiamo riunito della gente allegra, capi di Stato tutti nello stesso luogo, che è una cosa tipo un G8, ma è molto più pericoloso. Itamen, fratello, bentornato. Non hai nulla da temere. Ora sei sotto la protezione del dominio e la mia. Bene. Così per tua madre, allora. Nessuno la toccherà. Hai la mia parola, la legge del sole. Aloy, vedo ovunque l'effetto della tua mano. Hai fatto molto per il dominio e sarà sempre molto apprezzato. Beh, stiamo cambiando tutto. Cammina nella luce. Così non becco gli spigoli dei comodini coi mignoli, sei un grande. Questo è l'augurio più bello che si possa fare a una persona, di non scassarsi i mignoli. Ma nessuno si prende cura di Fantastico. Ciccio Tredita. Io passo 2 anni nell'Ovest proibito a preparare tutto e la Rossa si prende tutti i meriti. Lascia fare. Io verrò pagato, vero? Sarai fortunato se vivrai. Non ce l'avrei fatta senza di te. Quando ci rivedremo, ti ringrazierò a dovere. Cosa stai cercando di dire? Ma queste ci piacciono le ditate. È palese oramai. Che zoticona. Allora. Completato fuga di una regina. Evviva! Quindi adesso dobbiamo... Abbiamo conquistato un fantastico ed inutilissimo punto abilità. Oramai siamo over 90.000. Vabbè, i segreti più profondi della terra raggiungi la balconata principale, quindi dobbiamo tornare nella zona di tramonto. Dico bene? Yes, dico bene. Vediamo un secondo. Allora, e questa è quella principale. Questa è quella della cosa.
Ok, a parte il tutorial che non faremo a sto punto perché non è legato nessun trofeo, non è legato nemmeno l'acquisizione di punti abilità utili perché siamo a posto. Abbiamo ottenuto un trofeo disertori aiutati, è uscito adesso, quindi un altro trofeo della storia principale ottenuto, galattico, vi ricordo che ci stiamo avvicinando mostruosamente al platino, ho controllato, siamo attorno all'85% dei trofei e ci manca ancora da finire la storia, quindi figata. Va bene, come di consueto, taglia e cuci e viaggino. E come per magia, la nostra Lois si incammina verso il terrazzino. Apprezzo molto che non mi si cacchi la minchia, più che altro perché siete in tanti. Vabbè che adesso posso tirare bombette e petardi a tutto andare, che è una festa, una sagra veramente del buon tempo. Come vedete io sono restio all'utilizzo di pozioni, l'avete visto anche nelle scorse battaglie, laddove potevano tornarmi utili, non le ho usate, sono un fenomeno da circo, però visto che queste le uso e visto che la ciccia ce la dovremmo avere, no, sì. Sì, decisamente. Piuttosto che un calcio nelle balle, ma è sempre meglio. Se ne fossero andati. È assurdo. Sì. Affatto. Mi scopriranno. Sottovaluti la facilità di nascondersi in piena vista. La ringhiera è solo un piccolo salto. Qui? Cosa cazzo stai dicendo? Scusa, sono un attimino confuso. Cosa credi che stiano facendo a Meridiano adesso? Ok. Banchettando, scusami. È solo un piccolo salto, scendi, ma non posso scendere. Giovane. La ringhiera è solo un piccolo salto, allora devo andare di là. Perché mi hai fatto raggiungere questo luogo? Testa di minchia. E soprattutto non posso andare in quest'altro, no? What? Ora Itamen è stato rapito. Quanto dobbiamo sopportare? Niente, vai tranquillo, tutto a posto. Io vorrei scendere, ragazzo mio, ma... Scusate, eh. Appunto, vedi, me lo segnala da qui. Abbassa lo sguardo, straniero. Ah, ok. Scusa, ho visto ora. Va bene. Ah. Oh, fantastico. Fantastico, le cose che piacciono tanto a me. Allora. Ok. Vai. Dai, cosa stai facendo di là? Ehi! Ammazza, sei scomodo, ragazzi. Ok, benissimo. Vai. Ok, così. L'altro lato della torre, cerca un varco. Perché risali? Sto schiacciando verso il basso! Che coglioni, ragazzi! Questa è veramente quella cosa di cui mi sono lamentato per tutta la serie, fra virgolette, che questi elementi di passaggio non mi entusiasmano. Poi magari è un problema solo mio e vabbè, però... Sì. L'altro lato della torre trova un passaggio. Oh, qua. No. Ah, ok, no. Vedo che sei già stato qui. Sì. Naturalmente. Ora è molto importante che ascolti quello che ho da dirti. Ti ho mostrato come entrare, ma da questa misera apertura non si torna indietro. Bene. Prima di calarti al suo interno, devi essere completamente motivata, equipaggiata e concentrata. Sì, lo sarei se avessi già la... Se hai delle faccende in sospeso, occupatene ora o mai più. Non voglio lamentele. Intesi? Sì. Tollererai qualsiasi mia scelta, Silence. Non ho chiesto io la tua compagnia. Vero. Dai, andiamo, perché tanto meno male abbiamo tutto quello che ci interessa. Ci manca forse un paio di pozioni, ma vabbè, potremo provarci. Ma che vada, potremo tornare indietro, eh. Adesso scendo. Ho passato la mia vita a cercare di scoprire i segreti di questo mondo. Da dove arrivano le macchine?
come hanno fatto i predecessori a compiere meraviglie simili per poi annientarsi. Mm-hmm. Una vita di fallimenti, anno dopo anno, decennio dopo decennio, solo muri indistruttibili e porte inaccessibili. E invece noi apriamo tutto. Finché una Nora non ha lasciato il selvaggio Est. E ecco fatto. Per lei, i segreti della Terra sono stati messi a nudo. Per forza, siamo la radice del male. Spero che avrai molta più fortuna di me con questa porta. Attendere i denti scan. Mm-hmm. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Errore. Errore. Ancora. Errore. Che errore. Coglioni. Io non sto ridendo. Zitto tu. Ci deve essere un modo. Ehi! Elizabeth Sobek qui! Richiedo l'accesso! Accesso richiesto. Funzioni di comando centrale disponibili. Si intende procedere? Certo, apri questa maledetta porta! Analisi. Accesso primario inutilizzabile per errori meccanici. Ventilazione di emergenza in grado di aggirare il blocco. Si intende procedere? Sì. Sì. Ventilazione di emergenza autorizzata. No! Ti ho sottovalutato. A questo punto... mi faccio risciucchiare dal condotto. Che è? Immagino non si possa vedere. Questo tutto. Attirerà l'attenzione. Non resteremo solo in questo posto per molto. No! L'ultima volta ero io l'unica a rischiare la vita qua giù. Sì, va bene. Ora ti daresti una mossa. C'è molto da imparare e meno tempo del previsto. Bene. Muoviamoci. Benvenuta al progetto Zero Dawn. Zero Dawn. L'abbiamo trovato. Sei davvero così sorpresa? No. Diagnostica di struttura. Rilevati guasti multipli. Tentativo di riparazione. Ma che cos'era questa stanza? Un ingresso, forse? Però ecco ragazzi, i taccuini non tutti danno informazioni gioco forza utili e non c'è un trofeo legato ad essi. Quindi non siamo obbligati a raccattarli tutti. Una selezione di bevande e snack è a sua disposizione. Sì, grazie. Isolamento acustico. Controlliamo bene che non ci siano altre uscite e opzioni, perché qua ad esempio vediamo già che ci sono più porte. Allora, porta laterale. Ok, io cerco di raccattare roba. Voilà, questi frammenti di dialogo scritti sui taccuini o memorie, che dir si voglia, sono essenzialmente punti di contatto con una civiltà passata. Prego, si recchi quindi... in sala posizioni 1 per un messaggio importante sul motivo della sua visita. Eh? Che posto era questo? Non lo so, ma non mi piace. Dati ZDO1 in tanto. Zero Dawn. Avvio di produzione. Sì. Quindi prendiamo coscienza. Benvenuto al progetto Zero Dawn. Sono il generale Harris, presidente dei capi di stato maggiore degli Stati Uniti d'America. L'avrai sentito dire. Zero Dawn è un programma di superarmi top secret. Il miracolo tecnologico che ci salverà dalla piaga di Faro. Sempre che l'operazione Vittoria Eterna rallenti i robot. Ho diffuso io le indiscrezioni, per questo mi hai sentito parlare. E sono tutte menzogne. Zero Dawn non è un programma di superarmi top secret. E non potrà salvarci. Nulla può farlo. Allora i miei sospetti erano giusti. Ecco perché. Quando hanno scoperto l'anomalia, era troppo tardi. Nulla ha potuto fermare la piaga di Faro. Nulla può farlo. I suoi robot continueranno a replicarsi e a divorare la biosfera. La vita sulla Terra verrà spazzata via. E del pianeta non resterà che una sfera sterile. L'estinzione è ineluttabile. Però i tacchini ci sono ancora. Non importa quanti ne uccidiamo. I robot aumenteranno. Aumenteranno esponenzialmente. Con i codici di disattivazione potremmo spegnerli tutti. L'intero sciame.
ma i loro protocolli crittografici usano forme d'onda polifasiche intrecciate e ci vorrebbe un secolo per decifrare un set di codici. Al massimo abbiamo 16 mesi. Troppo poco per poter sopravvivere. Bene. Distruggere la biosfera è un'apocalisse da cui non ti difendi stando in un bunker o in una stazione spaziale. Non ci sarà più una terra da riscattare. Solo una roccia morta e tossica con diversi milioni di robot di faro e letargo. In attesa di cibo. È questa l'orrenda verità dietro all'operazione Vittoria Eterna. Esatto, anche questo la dice lunga su come ci vengono imbattite tante volte le notizie. Milioni di innocenti a sacrificarsi in battaglia. Perché? Una ragione. Guadagnare tempo per te è il lavoro che svolgerai qui. Abbiamo sacrificato l'umanità, Zero Day, il giorno in cui la Terra morirà, sta arrivando. È inevitabile. La speranza di Zero Dawn è che dopo segua qualcosa di nuovo. Ma lascerò che sia Elizabeth Sobek a gettare quel raggio di luce nell'oscurità. Passo e chiudo. Quindi nostra madre teorica, o nostra nonna, bisnonna, trisnonna, ha gettato dei semi, fra virgolette, umani per il futuro. La vita sulla Terra non è affatto finita. No, è solo ricominciata. Che non si poteva fermare. E invece sì, Elizabeth è riuscita a salvarci. No, non è detto. Devo continuare a cercare e scoprire come ci è riuscita. Io ho un pochino di pelle d'oca perché mi sta piacendo la trama nonostante me l'aspettassi. Sono entrati dai condotti. Nulla deve impedirti di scoprire la verità. Sparpagliateli! Uccidete ciò che si muove! Che posto è questo? Una tomba? Ok. Noi intanto stiamo un attimino al sicuro perché... Andiamo, eh. Ah no, qua raccogliamo solo questi. Loro se ci seguono avranno una bellissima sorpresa per Natale, soprattutto... Ah, lui non mi ha visto, eh. Affrontarvi non sarà un problema. Spacciato! Sono spacciato! Sì, parecchio. Aio cazzarola. Sarete stronzi e brutti puzzoni. Ok. Dai. Io continuo a mettere bombe esplosive perché se questi mi seguono... è il modo migliore per annientarli. Eventualmente consiste anche nel farsi seguire là. Oh, abbiamo finito cosa? Non abbiamo più vampa. Ero convinto di averne ettolitri. Porca miseria. Ecco, questo è un casino che non mi aspettavo. Questo è proprio un casino che non mi aspettavo. Allora no, ho bisogno di... Siamo troppo vicini per permettere a tribù primitive di fermarci. Ok. I dati, che cosa contengono? Non lo sapremo mai se non me lo lasci fare. Aspetta un secondo che devo recuperare le mie cose, perché le frecce incendiarie mi sa che mi servono. Porca miseria, che stolto. E sì che me l'ha stato detto, me era stato detto. Porca galera. Sciocco d'un silver, va bene. Ne pagheremo le conseguenze con somma gioia. Poi potremo salire eventualmente di lì. Vediamo se c'è qualcun altro da scassare. Ah. I dati sono precisi, sì. Così queste sì. Mostruosità meccaniche non solo uccidono le persone, ma le divorano. Non solo le persone. Le ciucciano. La materia organica, ogni forma vivente dissolta in nutrimento. Millenni di evoluzione liquefatti. Il miracolo della vita, ridotto a biocarburante. Beh, è quello che abbiamo sempre fatto anche noi, eh. Sì. Chi è stato? Faro? Maledetto idiota. Dov'è? No, dottore. La prego. Digli che Tom Pike vuole parlargli. Via, via. Sarà contentone proprio, eh. Basta. Portate Ted Faro subito qui.
Va bene, perché abbandoni questa cosa? Sarai stupida, eh? E non... Qui vuole parlare? Allora mamma aveva ragione. Ma di che? Prego? Mia madre prendeva la Bibbia molto sul serio. Più di quelli di Bolla del Texas. Ah. A livello pentecostale. Capitolo sì. Preferito? Rivelazione. Ah. Beh, non sempre riuscivo a capirla. Probabilmente per via dei suoi discorsi a Vanvera. Quando parlava, era tutto un apocalisse di qua, un lago di fuoco di là, sempre colpa dei peccatori. A proposito, le dispiace se fumo? Una sigaretta al tabacco? Scusa, dolcezza, sono uno dei gusti classici. Mm. Complimenti alla squadra, mi avete trovato. Avevo una taglia sulla testa da 18 mesi. Starling Malkit ero io, ovviamente, non me ne vergogno. Ho avuto parecchie serpi alle calcagna, ma sono sempre riuscito a farla. Va bene, abbiamo più o meno capito com'è la solfa, vediamo se... Come mi avete beccato? Credo che la dottoressa Sobek l'abbia indicata fra i candidati alfa. Sequestro lampo prioritario. Ho sempre sospettato che avesse un debole per me. Qui vuole parlare? Allora... Lavorato in precedenza per la Faro Automated Solutions. Al sistema di autoreplicazione della almeno abbiamo sbloccato i files. Sto pensando che fosse una messa in scena. Quando mi avete preso ho pensato era ora. Ho cercato ogni giorno di nascondere il senso di colpa da quando Vuoi un attimo da solo? No. Da che ZDO davvero che Zero Dawn fosse un rimedio al mio lavoro. Ok. Elizabeth Sobek. Hai appreso la brutta notizia. Ed è tutto vero. Mm. La piaga di Faro sta divorando la biosfera. La vita è destinata a scomparire. Ok. Ma deve essere per forza la fine. E se dessimo all'esistenza un futuro? Se riuscissimo a creare un seme da cui su un pianeta morto... Ho indovinato! Quindi questa non è nemmeno la Terra. È questo qui, lo scopo del progetto Zero Dawn. Creare un sistema di terraformazione intelligente, automatizzato, e ridare origine alla vita dal nulla. Cosa serve a questo sistema? Innanzitutto, una vera IA, capace di prendere trilioni di decisioni necessarie per ricostruire la biosfera. Un guardiano immortale, creato per riportare la vita sulla Terra. Si chiama Gaia, una madre natura artificiale. Ma questo è solo il fulcro del sistema. Dovrà essere circondata e potenziata da una serie completa di funzioni subordinate. Considerale un'estensione della mente di Gaia, ciascuna con una funzione ben precisa. Non si tratta di vere intelligenze artificiali, ma ciò nonostante queste costituiranno una vera sfida di ingegneria, la più grande che il genere umano abbia mai affrontato prima d'ora. Un hardware che conserva e sviluppa i miliardi di semi ed embrioni da cui la vita avrà un nuovo inizio. La costruzione di strutture sotterranee per custodirli. Ed è soltanto l'inizio. Bene. Non dobbiamo costruire l'intero sistema. Il bello di un sistema di terraformazione automatizzato è che è in grado di crearsi da solo. Nei prossimi giorni scoprirai come queste funzioni e le parti su cui lavorerai si incastreranno. La corsa contro il tempo per avviare le procedure di raccolta, scrivere il software, creare tecnologie e strutture. Come lo sigilleremo prima che l'inevitabile si scateni? Ma cosa più importante, scoprirai che questa non è la fine. Che Gaia genererà i codici di attivazione menzionati dal generale Harris e imposterà le antenne per diffonderli, disattivando i robot di Faro per sempre. Ok. Che Gaia non solo creerà, ma ideerà qualsiasi robot di cui ha bisogno per svolgere il suo lavoro nei secoli. Dalla decontaminazione dell'atmosfera e dei suoi mari avvelenati, al rinverdimento della terra con banchi di semi criopreservati, al ripopolamento della fauna terrestre. E poi, quando tutto sarà pronto, che una nuova generazione di umani, generata nei centri culla in tutto il mondo, condividerà Apollo. Il vasto archivio di conoscenza umane e conquiste culturali da cui impareranno sul nostro mondo.
ma ben più importante, come non ripetere i nostri errori. Non è un sogno impossibile. Possiamo raggiungerlo se ci daremo da fare e non ci fermeremo di fronte a nulla. La fine della vita è inevitabile. Ma se aiuterai me e Gaia, possiamo darle un futuro. Uniamoci e rendiamo questo futuro una realtà. Dobbiamo fermare Ade, che sta facendo la cosa all'inverso. È stata distrutta e ricostruita. Sì, da una macchina. Esatto. Una macchina di creazione. È stata Elizabeth per la vita. Esatto, quindi non è una nostra madre diretta. Perché Ade, allora? Se faceva parte di Gaia, perché è finito nei rottami di un robot di Faro? E perché vuole uccidermi? E Apollo, l'archivio della conoscenza, che ne è stato? Sono confuso quanto te. Forse le risposte sono più avanti. Beh, su Ade, sulla prima domanda, qualche teoria ce l'ho. Sul resto, meno. Ok. 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 Ne mancavano un casino, quindi. Certo che ci sto. Ricevere l'opportunità di ricostruire quello che io. Allora, dritto davanti a noi. Perché è una cosa marginale. Quindi potremo trovare, esatto, altri item. Ok. È qui per assicurarsi che mi comporti bene stavolta. Sì, sì. Per la sua protezione. Desidera parlare di come si sente? Ma certo, parliamone. Sorpreso. No, sì. Sbalordito. Uh-huh. Come direbbe il mio vecchio, sbalordito. Con la vena che gli pulsava sulla fronte. Credevo. Pensavo che foste tutti completamente impreparati a un progetto di vostro spaziale. Abbandonate. Ma ora capisco che è peggio. Che è ancora peggio. La sua becca è una visionaria. Una pericolosa visionaria. Ah. Tutto questo fantasticare, eh? Sì, in effetti, una volta che la razza umana si è estinta, le macchine tanto avevano divorato il pianeta, potevamo lasciare il big danno come era stato fatto e buonanotte al secchio, eh? Se ha ancora la nausea. No, gli inibitori hanno fatto effetto. Non mi sento il fondo della lingua. Chi di noi si sente il fondo della lingua? Sto scherzando, naturalmente. Ok. Cosa sei gradita, che vuol dire che adesso avremo a che fare con altri Carja delle Ombre. Con questo combatteremo alla pari. Non alla pari, però. Un'intrusa! Prendiamola! Oh, sì. Qualsiasi cosa tu faccia. Non mai scusa. Grazie. Ben gentile, Ciccio, eh. Più nessuno, perfetto, quindi questo lo possiamo abbandonare, questo lo possiamo ripristinare, questa energia la possiamo recuperare, un filino di strategia, visto che abbiamo fatto avete fatto la cazzata di dimenticarvi la vampa, e quindi bello, dare la colpa a voi è stupendo. Ho discusso con loro sullo scopo di Artemide, mettendo in chiaro che non intendevo far parte di uno zoo globale. Non ci siamo dimostrati esattamente dei validi custodi nelle ultime migliaia di anni. Vero. Quindi l'idea di ricostruire una biosfera, beh, è terrificante, no? Sì, mi trovi completamente d'accordo, è quello che stavo dicendo. L'ho già fatto prima, mi serve solo il focus. Ok. Bene così. No. Ah, ok. No.
Ok, questo potrebbe contenere della vampa. E non per avvamparmi, ma... Ripenso a quei poveri hacker dell'FBI, alla Mockingbird. Ok. Mi piaceva istruirli. Ma forse sono stato un po' troppo duro con la povera psicologa. Era così gentile, stava solo lavorando. Ok. A modo suo è arte. Espressioni su grande scala. Sono catafratto in questa corte sibaritica, proprio. È stata una commissione, un algoritmo. La mia famiglia si salverà solo perché mi sono laureata in storia dell'arte. Sì. È così. Sì, sì, sì. Dottoressa Suvei. Cristina Suvei. Proprio lei. Così è. Ok, quindi ce ne manca uno solo. Perfetto, vediamo un attimino. Due vampa. Una vampa. Vampa. Niente vampa. Vabbè, meglio che niente. Meglio che un calcio nei denti, devo dire. Fresca, non si può. Ok, vediamo se... Non ci dovremmo riuscire. No, non è fattibile. Ok, perfetto. Attenzione. Ah no, questo è quello che c'era. Mi sono ingannato. Era semplicemente lo stesso che c'era di lì. Io mi tiro dietro sempre ste sputa ciaspole qui. Ci siamo. Un'altra interfaccia. Ma scusa, devo . Trovare la giusta configurazione. Ah no, ok. Ok, va bene. Andiamo con calmitudine. Ehi. Sono stufa dell'incompetenza di Brett, ok? Uh-huh. È riuscita a installare il nodo dell'emettitore H al contrario. È tutto invertito. Non è da tutti, non . Non mi pagano per risolvere i casini di Brett. Se volete sistemarlo, mandate lui a prendere un nuovo emettitore, non me. Passo e chiudo. Ecco, quindi manca un emettitore. Bene. Ehi. Sono stufa dell'incompetenza di Brett, ok? Allora. È riuscita a installare il nodo dell'emettitore H al contrario. È tutto invertito. Non mi pagano per risolvere i casini di Brett. Se volete sistemarlo, mandate lui a prendere un nuovo emettitore. Abbiamo capito. Passo e chiudo. Ok. Sinistra su sinistra. Però. Ah, ok. Sinistra su sinistra giù destra. Sinistra su sinistra. Giù. Ok, e destra. Cut. Dovrei controllare la porta vicina. Perfetto, la porta vicina è quella di lì. È quella di lì? Scusi, non per sfiducia, ma sa com'è. Questa? Le mugne. Questo andrà bene. E qui troveremo l'emettitore per la seconda? No, troviamo una scala, quindi dobbiamo abbandonare per forza le nostre armi pesanti. Credo sia fatto apposta per documentarci la cosa, ma va bene così. Allora. Ok, lì c'è roba, qui l'emettitore. Perfetto. Vabbè, schema classico per quanto riguarda l'enigmistica. Vediamo un pochino se lì c'è qualcosa di interessante. Oh, ok, altra vampa che ci fa comodo. Siamo arrivati a 11. Non mi parrebbe il vero, non mi parrebbe il vero. Installa l'emettitore. Dovrebbe funzionare. Galattico. Dovrebbe e adesso aprire quella porta. Le altre istruzioni sono... Ok. Allora, su, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su. Allora, i dati indicano delle impostazioni necessarie per osservatori vicine. Rilevato errore, impostazioni trasposte. E quindi
quello che non funziona, io come faccio a sapere qual è? Merdacchio. Allora, su sinistra, giù, destra, su. Ah, ok, che scemo. Vaffanculo. Allora. L'ho gradita, l'ho gradita, grazie. Allora. Allora. Questa va lasciata così e questa così. Dovrebbe andare. Allora, abbiamo giù sinistra. Ok. Ora la porta avrà energia. Perfetto. Semplicemente, ragazzi, le indicazioni di questa erano messe a testa in giù. Si vedeva dalla scritta faro messa a testa in giù. E colpa mia che non me ne ero accorto. Perdonatemi. Sono stato preso dall'attimo di enfasi e vanagloria. Allora, dato che abbiamo ripristinato la porta di sopra e visto... No, beh, ci sono quelli di sopra, vabbè, dai, così andiamo un attimino più veloci. Perché di sicuro troveremo qualche... Beh no, in teoria no, non dovremmo trovare niente. Se la cosa ha un senso, per il semplice fatto che giustamente qui nessuno aveva accesso. Sì. L'eclissi, sono qui. Evita il contatto. Le linee sembrano a posto. Gaia, è di sopra. Primo piano. Perfetto. Ci arrivi? No. Evitare il contatto, come no? Allora. Uccidi gli uomini dell'eclissi. Non posso uscire. Perfetto, è stato fatto di proposito la cosa. Quanti sono? Ok. Colpo silenzioso e uno. Non avete di meglio da fare. Chi è a terra? Vediamo, con calma e per piacere. Allora, uno è lì. E dovrebbe venire di qui. L'altro è qui. Vediamo se ce la faccio. Ok. Merdacchio. Cazzarola. Ammazza, è resistentissimo. No. Preparati al dolore dell'ombra. Sono preparatissimo al dolore dell'ombra. Che è la cosa che mi documenta di più. Ok, speravo in tutt'altro, ma d'altronde questo passa al convento. Allora, vediamo di recuperare quanta più roba possibile. Confidi sempre in pozioni che non trovi mai. Però trovi dei funghetti che sono fra l'altro buonissimi. Allora, ne abbiamo 1, 2, 3. Ok. Allora, questi richiedono vampa che non voglio usare. Se riesco a mettermi un attimino al sicuro lo faccio con i cavi elettrici, perché adesso correremo il rischio dello sgamino. Ok. Vediamo se ci riesco, eh. Ok. Oh, cazzarola. Ok. Morai. Sì, probabilmente sì.
Non so cosa mi abbia colpito, ma non è stato divertentissimo. È giù. Ah! Non ci posso credere, sei arrivato proprio da dove non avevo previsto giungessi. Dove è finita? A cazzi miei! No, cazzarola. Ok. Sì. Le faremo sapere, mi raccomando. Ok. Meglio, continua a vivere nella tua beata ignoranza e io sarò una persona felice. Che nervoso vedere che lì fuori c'è il... c'è l'oggettino che ci poteva aiutare, lo sputafuoco sparafrisciante. Allora, sei rimasto solo tu in teoria. E sei bello resistente, ok, abbiamo capito la solfa. Questo era l'ultimo. Attenzione, danno strutturale serraturale. Ripeto, danno... O forse no. Benissimo, ho fatto bene a lasciare le trappole. Ok. No, no, no. Cazzarola. Scatenate su di loro il potere dell'ombra. Dai, seguimi. A questo punto devo andare così. Oh. Ok. Forza, fai centro. Questa ti è passata attraverso, l'ho visto, Temi il potere. Mi stai tediando, E creando documenti. Per il momento almeno. Muoviti. Ma muoviti un cacchio, tu la fai alla svelta, sei lì a romperti il belino contro i muri. Ma guarda te che gente. Li trovo tutti io, quelli da aiutare che sono dei pelandroni. Allora, qua abbiamo uscite secondarie plausibili, scale, arena da boss fight e il nostro obiettivo. Quindi il problema sarà nella stanza di sinistra e noi dovremo andare quindi prima in quella di destra, anche perché qui non possiamo avere accesso. Strutturale, accesso bloccato. Ok, grazie. Sono molto felice di ciò. Pozioni, sì, grazie. Vabbè, 97 frammenti di metallo come se servissero. Ok. Recuperiamo questo. Ok, aspetta lì, sta lì buono. Lì c'è un altro item da raccattare. Questo era un pannello di controllo più o meno. Salve, sono Margot Shen e questo è Efesto. Ecco, figurati. Come suggerisce il nome, sarà la funzione subordinata usata da Gaia per creare valanghe e valanghe di robot. La sua forza personale, ma è un po' più complesso. Forse avrai notato che solo questa cosa è pericolosa. Ingegnere robotico. Sì. Gli altri sono esperti in cognizione meccanica, euristica virtuale, eccetera. Ok. Questo perché non saremo noi a progettare e assemblare i robot. Dico. L'ultima cosa che vogliamo è dover imporre a Gaia dei progetti datati del XXI secolo. Uno spreco di tempo. Ovvio. Il nostro scopo è dare a Gaia il potere di costruire robot. E non solo costruirli, ma idearli. Tutti i robot che le servono per qualsiasi scopo, progettati e fabbricati con uno schiocco di dita. Le sue di dita. Quindi, Efesto non è proprio la forgia. È la conoscenza della creazione e l'ingenuità di un fabbro che impugna un martello. Beh, di suo è fico, Codificate come software, da creatività virtuale a reale. Gaia sta imparando. Nelle simulazioni ha realizzato creazioni interessanti con assemblaggio frattale e morfologia animale. I suoi progetti non possono ancora vincere il premio LIEM, ma ehi, da qualche parte bisogna iniziare. Ok, sì, è ora di iniziare. Diamoci da fare. Non capisco. Quale parte? È un po' tecnica a volte. Se Gaia è stata progettata per salvare la vita, perché i robot attaccano le persone? Forse predilige alcune forme di vita ad altre. Lo squilibrio. Le macchine non sono state sempre ostili. Vero. La maggior parte era docile fino a 10-15 anni fa. Per anni, Efesto ha costretto i calderoni a creare macchine aggressive.
L'ho visto io stessa. Nei calderoni, inseguitori, razziatori. Certo. Un divoratuono. Come ci è riuscito? E perché? Già, perché? Ha preso coscienza tramite Ade di voler ridominare la razza umana? Di poter agire poi in contrastati? Curiosa come cosa. Intanto noi siamo un po' anche avanti col timing e dovrò tra un attimo vedere di interrompere anche la registrazione e rimandarvi al prossimo video. Cosa che a me non piace fare, ma d'altronde vediamo un po' cosa si scatena. Ho paura che qua parta qualcosa, partano immagini, parta... Vabbè. No, facciamo... Questo l'abbiamo... Ah, è quello che abbiamo fatto fuori da sotto. Va bene, allora Luchadores. Noi facciamo che in questo momento ci salutiamo qui e ci vediamo nel prossimo video per vedere dove ci condurrà questa prossima fight che presumo sarà molto, molto, molto interessante. Io come sempre vi ringrazio, vi invito a spolliciare, iscrivervi al canale, alla pagina e anche a qualche associazione di beneficenza per bocciofile, per gente sbronza che non sa cosa fare il giorno dopo. È una... storia triste, che vorrei che voi prendeste coscienza di questa cosa e niente, prima di andare a guardare i cantieri, fateci un pensierino. Alla prossima, Luchadores! Ciao, ciao!